Ciao a tutti amici, oggi faremo gelato di more. Abbiamo delle more, ingredienti sono more, crema, zucchero, sale, vaniglia, e fammi prendere un zucchero, eccoci qua, e ghiaccio. Allora, abbiamo questa bellissima macchina che serve per fare il gelato. E se non avete seguito le scorse puntate, questa è una macchina per fare il gelato un po' artigianale, non è quelle lì che hanno il frigo interno. Quindi dovremmo usare il ghiaccio. Che adesso vado a prendere dal frigorifero. Qui. Poi. Abbiamo raffreddato il contenitore, quindi lo andremo a inserire il suo gira tutto, poi andremo a inserire il suo motore perché per poter mettere il ghiaccio bene bisogna prima mettere tutto, se no lo posso. Adesso inseriamo il ghiaccio. Poi ci inseriamo anche un po' di sale. C'ho questo sale grosso che si usa, non so, per purificare le piscine. Un sale industriale. E noi non lo dobbiamo mangiare, serve solo per tenere la temperatura del ghiaccio sotto zero. Mettiamo anche un po' di sale normale, così. Adesso possiamo togliere questo. Dobbiamo poi prendere, siccome le more sono molto belle, però se le metto dentro così non si scatarrano, con il termine tecnico. Bene, allora le frullo un po', che voglio un gelato molto violaceo, molto bello. E non metto tutte le more, perché dopo ci serviranno anche per l'impiattamento, nel cono. Anzi, poi un po' le metto dentro, così nel gelato è anche un po' spezzettato. Quindi le devo lavare un po'. Allora, ci schiaffiamo 2-3 more, così. Adesso vado a tritare. Non voglio una purea, voglio lasciare un po' di granuli che gli dà quel texture molto bello. E vado a mettere tutto dentro. Poi ci metterò tutto questo robone di panna, devo calcolare quante coupe sono. Ovviamente se uno sapesse
dire da un quarto quante K vengono, non dovrei fare questa operazione. So proprio la prossima volta. 1, 2, 3 4 secondo me 5 5 5 sono. Allora, per ogni cup si mettono 2 cucchiaini di zucchero, quindi zucchero sono qui, 10 cucchiaini di zucchero. Poi un po' di vanilla, estratto di vaniglia. Guarda. È posto. Si può rimettere il coperchio. E questo lo lasciamo girare perlomeno mezz'ora, perché ho messo un sacco di panna, quindi ci vorrà un bel po'. Poi possiamo anche mettere un po' d'acqua e latte, così si scioglie un po' il ghiaccio, però rimane più compatto. Lasciamo qui e poi vediamo fra mezz'ora. Allora, per il momento è tutto. Ecco, l'ho appena aperto. E tada! Sentiamo la prova all'assaggio. È un po' soffice, adesso ce lo metto un po' nel frigo così. Però si può fare. Abbiamo tutto questo. Vabbè, adesso metto a posto, poi farò vedere un gelatino. Ok, allora adesso prepariamo il gelato. Un po' farinoso, non molto compatto.
Che cavolo, sta cavando da tutte le parti. Sta uscendo da tutte le parti. Sta già facendo arrabbiare. Ok. Ecco. E gelato finito. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.